Ivan Radovanovic, è bello vederti sorridere dalla partita di Coppa Italia quella di campionato e per di più titolare. Sì, sì, finalmente, finalmente anche, anche nella, nella mia Atalanta dove, dove aspettavo veramente tantissimo questo momento, perché negli ultimi due anni sono andato in prestito e quest'anno sono tornato. Veramente sono molto contento perché ho fatto anche la prima, prima partita da titolare, ah, pure anche abbiamo vinto. D'accordo, essere sceso in campo e poi ti sei reso protagonista sia contro il Cesena in Coppa Italia, sia in campionato, di buone prestazioni e questo non guasta. Grazie, grazie a voi perché, perché, perché siete voi a, a dire queste cose. Qui io scendo in campo e, e guardo, di dare il mio massimo, poi se faccio una bella partita o brutta, però sempre darò il mio massimo, questo è sicuro per questa maglia. Ivan, emozioni, sensazioni, sei stato fuori, infortunio, rientro, insomma è stato un, po', un periodo un po' così, che sensazioni dentro di te? Veramente sono molto, molto contento come detto prima perché finalmente sono tornato a giocare nella casa mia, all'Atalanta mia dopo due anni in prestiti e poi anche infortunio che, che mi ha fatto fare fuori dal campo, sono tornato, veramente sono molto contento. Campionato, ok, adesso però c'è subito da pensare alla, alla Coppa Italia, non si può neanche gioire di questo successo sul Parma perché martedì eh, c'è la Roma. Sì, sì, partita con, 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 con Parma chiudiamo, per, abbiamo vinto finalmente dopo, dopo tre partite, adesso c'è la partita contro Roma, una, una partita molto importante dove, dove noi vogliamo passare il turno sicuramente.